Al Curcio, al termine di un match che ha fatto molto discutere per alcune decisioni arbitrali, il Picerno è stato sconfitto per 3-2 dall'Altamura, che grazie a questo successo ha raggiunto proprio i melandrini in testa alla classifica del girone H a quota 12, interrompendo la loro serie di 4 vittorie consecutive. Il primo brivido dell'incontro lo regala Gagliardi, che dalla sinistra mette una palla insidiosissima in aria, ma nessuno dei suoi raccoglie l'invito. Ma al 22esimo i Murgiani passano grazie a Ferrante che appoggia in rete un tocco di Leonetti sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nell'occasione i padroni di casa si sono lamentati per uno sbandieramento dell'assistente. La replica dei Lucani è affidata ad Esposito che mette al centro. Sullo spiovente piomba ad Alessandro che gonfia la rete, ma il direttore di gara annulla ravvisando una trattenuta di Bassini. Il pareggio arriva allo scadere della prima frazione, con il solito Esposito che si incuina in aria e serve un comodo assist a bomber Santaniello che deve solo spingere in rete per la gioia dei tifosi locali. Si va al riposo sul punteggio di 1-1, ma prima della fine del tempo gli ospiti hanno reclamato un rigore su Leonetti. Per i rossoblù l'inizio della ripresa non è dei migliori. Al nono la team torna in vantaggio grazie a Gagliardi che raccoglie un tiro cross di Leonetti. Poco dopo è ancora D'Alessandro a tentare la via della rete, ma Scarano respinge e Di Benedetto libera. Al 24esimo, dopo una rete annullata a Fontane, un'occasione fallita da Leonetti, Palazzo porta a 3 le reti dei pugliesi battendo Fusco in uscita. Al 35esimo ancora Palazzo ha sui piedi l'opportunità del 4-1, ma il suo tiro a colpo sicuro viene respinto di testa sulla linea, portiere battuto. Gol sbagliato e gol subito. Ed a meno 2 dal 90esimo Tedesco accorcia le distanze per gli uomini di Giacomarro. La Leonessa ci prova ancora con tutte le sue forze e prima che la gara termini crea 2 clamorose opportunità per pareggiare. Ma la spizzata di testa di Santaniello va fuori di un nulla e Fontana, proprio sul triplice fischio, non arriva sul pallone davvero per un soffio.